Sai dove andiamo ora? Dove? In Cambogia. Quel puntino laggiù. Il piccolo regno di Cambogia, meno di 15 milioni di abitanti, attraversata dal fiume Mekong, con capitale Phnom Penh e la città tempio di Angkor. La Cambogia, terra dei Khmer. Dovresti dire la martoriata terra dei Khmer. Già, prima rasa al suolo dagli americani durante la guerra del Vietnam per il loro legame con i Viet Cong. Poi, nel 1975, vennero i liberatori, i Khmer rossi, sostenuti dal Vietnam del Nord e dalla Cina. Già, i liberatori, dapprima acclamati dalla popolazione, poi aguzzini del terrore, autori di epurazioni disumane, dell'esodo forzato dei civili verso le campagne e infine protagonisti di uno dei più atroci genocidi dell'umanità. Un periodo di terrore durato 4 anni, con un bilancio di oltre 2 milioni di vittime, un quinto della popolazione. Angelina Jolie nel 2017 ha ricordato quel genocidio in un film da lei diretto dal titolo Per primo hanno ucciso mio padre. Vediamo il trailer del film. Oggi quel genocidio è ricordato nel mausoleo delle vittime e la Cambogia si è via via ripresa. È una monarchia costituzionale, ma con una democrazia molto limitata. Il partito di maggioranza è al governo da 32 anni. Recentemente il partito di opposizione è stato sciolto e il suo capo imprigionato. Aggiungiamo che purtroppo è ancora uno dei paesi più poveri dell'Asia. Però ha una crescita annua del PIL del 6%, la più alta dei paesi del sud-est asiatico. Proprio come da noi. Cosa ti preoccupi, no? Basta mettere uno 0, davanti al 6% e voilà, 0,6. Non ti ricordi la magica trasformazione del 2,4 in 2,04? Siamo un paese di illusionisti, no? Mica per niente. C'è un'altra caratteristica positiva della Cambogia, ancor più difficile da trasferire in Italia. La popolazione è giovanissima. Il 65% della popolazione ha meno di 30 anni. Beati loro che non hanno problemi di pensione anticipate. Basta. Ma veniamo all'istruzione, dai. Circa un quarto della popolazione adulta è analfabeta. Oggi però quasi il 98% dei bambini frequenta la scuola primaria. Ma parliamo della Laiga Leadership Academy, che sarà illustrata tra poco. I fondatori, l'americano Trevor Giles e sua moglie, polacca, visitarono la Cambogia nel 2002. Si innamorarono del paese e della sua gente e decisero di fare qualcosa per quel paese dove accanto a coste meravigliose, stupendi templi buddisti, vedevano ovunque bambini mangiare sporcizia per terra. Così, nel 2012, dopo 10 anni di studio e con un'ottima squadra, hanno creato la Laiga Leadership Academy, un'oasi alla periferia della capitale Phnom Penh, dove formano ragazzine di talento che saranno la classe dirigente di domani. Giovani imprenditori con mentalità globale, determinati e appassionati. Fammi capire, una scuola per privilegiati? No, l'idea è antica. A chi ha fame, non regalare un pesce, ma insegnagli a pescare. Bambini scelti in tutto il paese sulla base delle loro potenzialità, svegli, curiosi della vita, con qualche scintilla in più che poi aiuteranno tutto il paese a crescere.
Ho capito. Una scuola che dà l'opportunità a bambini e bambine in gamba di avere quella buona formazione che non avrebbero mai avuto. Nella scuola Convitto vivono 110 studenti, divisi in due gruppi, dai 10 ai 13 anni e dai 14 ai 16 anni. Una scuola all'avanguardia. Al mattino le discipline classiche, matematica, scienze, lingua Khmer e inglese. Al pomeriggio i progetti scelti dagli stessi ragazzi, costruzione di robots, teatro, cinema, scavi archeologici, eccetera. Tutti curano le proprie camere e aiutano in cucina. La leadership non viene insegnata, è appresa naturalmente da come si vive, da come si studia e si lavora. Guardate queste immagini. All of our students are already little leaders. They're 13, they're 14, they're 15, but they're already inspiring everyone around them. So that means, you know, we are a very different sort of school. You know, we are residential, we are project-based experiential, which means we go out, we connect the children to real life. The projects that they do are connected to real issues, to real challenges. People need to sit up and listen and understand who these young people are, and the ethics and the empathy they have and the vision that they have for their country. And I think if we can replicate that, it's not about one country and it's not about these students. It's so much bigger than that. Ma è ora di dare la parola al direttore della scuola. Please, Mr. Holter.